Venerdì scorso il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e il vice sindaco Nando Ardita hanno fatto visita al Palazzo Fiorini, antica dimora nobiliare costruita tra fine 800 e inizio 900 nel centro storico di Acireale. Per l'occasione il palazzo è rimasto aperto alla stampa e alla cittadinanza. L'edificio, con basamento in pietra lavica, ha un prospetto centrale abbugnato in pietra bianca ed è composto da due piani di abitazione con una terrazza da cui si gode una suggestiva veduta di Acireale. Non aperto al pubblico, il palazzo oggi è abitato dagli eredi fiorini. Vorremmo metterlo anche a disposizione di Acireale, del turismo, di fare vedere che in fondo anche ad Acireale abbiamo tante cose belle che secondo noi possono essere valorizzate, apprezzate, perché sono una testimonianza della storia, della cultura di Acireale e credo che questo sia molto importante. E siccome tante volte anche a livello turistico si dice, non so, i turisti magari vedono la cattedrale, la Basilica di San Sebastiano e poi magari tante volte capita che sentiamo non c'è dove andare, no, ci sono possiamo crearle altre opportunità, per cui siamo anche contenti oggi che abbiamo la visita del nostro sindaco, ci presentiamo alla al nuovo consiglio comunale proprio per metterci ecco, a disposizione sotto questo punto di vista. E soprattutto da parte dell'amministrazione essere qui in questo palazzo, io non lo definirei nemmeno palazzo, è un museo vero e proprio e ringrazio la famiglia Fiorini per aver invitato l'amministrazione perché da oggi si apre un dialogo con questa famiglia storica acese, con questa struttura veramente, questo palazzo veramente bello che può e deve essere fruito dai turisti. Insomma, da Acireale abbiamo tantissimi palazzi, l'abbiamo già ripetuto diverse volte, occorrerebbe come dire, trovare un modo per farli fruire e il modo è quello di aprirli e di creare un circuito di questi palazzi storici.